Torna di moda un nome molto interessante per il centrocampo della Juventus, un nome di cui si erano perse un po' le tracce, ma negli ultimi giorni c'è stato un riattivarsi di una trattativa che sembrava ormai finita, sembrava ormai conclusa, ed invece rieccoci qua. Perché è una trattativa che la Juventus sta portando avanti non da oggi, ma da mesi, e Giuntoli già a gennaio era vicinissimo a bloccare questo tipo di colpo. Forse il colpo era soltanto prenotato per giugno. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM News Sport, e come sempre vi ricordo è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornato ogni giorno, tutti i giorni, in maniera totalmente gratuita. Ogni giorno i contenuti su questa piattaforma li troverete assolutamente gratuiti, vi basta lasciare anche i contenuti e iscrivervi al canale. E allora sappiamo per certo che la Juventus ha un obiettivo, ossia quello di rinforzare il centrocampo. Un rientro importante è quello di Fagioli, che è stato convocato da Spalletti per far parte del gruppo che poi andrà in Germania per giocarsi l'Europeo e difendere l'Europeo. Anzi, vi ricordo che questi giorni sono in onda verso le 8, diciamo, quelli che sono le analisi di tutti i gironi dell'Europeo. Quindi analizzeremo e seguiremo l'Europeo in tutte le partite, analisi importanti per quanto riguarda l'Europeo. Ecco che però, da questo punto di vista, potrebbe esserci uno scenario molto interessante. Perché? Perché la Juventus ha avuto un'apertura. Giuntoli infatti ha incontrato l'agente di un calciatore che è tornato alla carica per proporre alla Juventus il suo assistito. E stiamo parlando di Samardžić. E sì, perché l'Udinese ha aperto ufficialmente alla cessione di Samardžić, che una volta finito il campionato, una volta salvata l'Udinese all'ultima giornata con un finale al cardiopalma, con un Samardžić che è stato protagonista nel finale di una stagione, diciamo, non esaltante, però comunque è stato un protagonista dell'Udinese. Però Samardžić aveva una sorta di accordo col suo club a fine anno, mi vendete. Qualche giorno fa un dirigente dell'Udinese ha detto: noi siamo una squadra solida e possiamo tenere tutti, non abbiamo bisogno di nulla. Però lui era uno di quelli che dava più qualità alla squadra, che fino a qualche giorno fa sembrava ancora affidarsi a Fabio Cannavaro. Di fatto l'Udinese ha deciso di non confermare Cannavaro, punterà su un altro allenatore. Attenzione però, perché il vicepresidente appunto dell'Udinese, proprio Campoccia, ha detto: l'Udinese è un club solido, però se dovesse crearsi la condizione giusta per poter cedere di fatto Samardžić, la società lo valuterà, perché la società non chiude le porte per nessuna cessione. Quindi di fronte a un'offerta importante è cedibile. La gente di Samardžić sta cominciando a muovere, perché sa che un altro anno all'Udinese non lo vuole fare, ma non perché c'è qualcosa di rotto, ma perché è chiaro che già l'anno scorso, con quella situazione legata all'Inter, che era pronto ad andare all'Inter, aveva fatto le visite mediche, poi è dovuto tornare a Udine perché il papà ha cambiato un po' le carte in tavola. A gennaio sembrava praticamente pronto il trasferimento al Napoli, ma gli è intervenuta la Juve, che ha bloccato l'affare dicendo: ragazzo, piano, non andare al Napoli, perché ci siamo noi su di te. Quindi di fatto, in virtù di questo, il procuratore è tornato a parlare, o tornato alla porta di giunta a dire: ma dove siete? Vi stiamo aspettando. Di fatto era circolata la voce legata a quella che era una clausola rescissoria a zero, o meglio, una clausola che liberava il calciatore in caso di retrocessione dell'Udinese, cioè nel caso in cui l'Udinese fosse retrocessa, a quel punto si sarebbe liberato a zero il ragazzo. Non è mai stata confermata dai dirigenti dell'Udinese, però è una, diciamo, un'operazione che poteva anche starci. Forse un bene, perché a quel punto sarebbe aumentato l'ingaggio, ragazzi, perché aumentava la concorrenza e quindi aumentava l'ingaggio. Ma di fatto la Juventus ora si sta riaffacciando l'ipotesi Samardžić, che è un giocatore di qualità, un giocatore tecnico che potrebbe dare uno spunto in più al centrocampo della Juve, ed è un ruolo, diciamo, potrebbe avere un po' il ruolo che aveva Ferguson, diciamo, al Bologna per Thiago Motta. C'è uno di quelli che è bravo negli inserimenti, è bravo col tiro da fuori, è un assist man che darebbe quel tocco di qualità in più alla Juventus che serve. Qualità che secondo me è espresso fino a un certo punto a Udine. Ma perché? Perché io continuo a dire, lo ripeto sempre, che i giocatori di qualità hanno bisogno attorno a sé di altri giocatori di qualità. Cioè, se tu metti Samardžić da solo insieme ad altri 10 giocatori, sono tutti fisici. I giocatori dell'Udinese sono quasi tutti fisici.
Cioè, la tecnica negli ultimi anni è sparita ad Udine. Lì dove anni fa c'era gente come Di Natale, come Sanchez, come Hiller, come giocatori veramente molto tecnici, negli anni a poco, poi è arrivato De Paul, poi è stato ceduto De Paul, poi c'è stato Deulofeu, si è fatto male, c'era Pereira, ma nell'ultimo anno ha giocato pochissimo perché era di fatto ormai a una certa età l'ex Juve. È rimasto solo lui come giocatore tecnico di questa squadra. E non è facile. Non è facile, non è che può fare tutto da solo. Sono convinto che Samaric in una squadra di un certo livello farebbe grandi cose. O comunque avrebbe bisogno di tempo, chiaramente, di inserirsi. Però Samaric è uno che, secondo me, alla Juve non dico che fa fare il salto di qualità, perché no, non è così. Ma si può inserire benissimo. E se l'idea è quella di inserire Samaric al posto del Miretti di turno, ma sarebbe un enorme salto di qualità. Che per caratteristiche possono anche essere assimilabili, ma a livello qualitativo secondo me c'è un abisso. Ora, Miretti è un giocatore su cui ci sono tante squadre, attualmente non si parla dell'Udinese. Potrebbe anche essere inserito nella trattativa Miretti. Ecco, su Samardzic, su cui secondo me la votazione è intorno ai 20-25, si può lavorare con gli scambi. E quindi i Nicolussi, i Miretti. Sono tanti i giocatori che potrebbero essere inseriti nella trattativa. Sta di fatto che il club di Pozzo ha aperto la cessione di Samardzic e... in virtù di questo, l'agente di Samardzic è andato di nuovo a bussare alla porta di Giuntoli. Giuntoli prende tempo, perché chiaramente è un'operazione che si farà un po' più in là, ma non è un'operazione che va scartata, assolutamente.